che ci parlerà dell'immagine della Cina nel glossario dei paesi di Yakutu al Mahavi e il milione di Marco Polo. Grazie mille. Il microfono. L'argomento del convegno tratta la via della seta, per la quale dall'antichità si snodavano gli scambi culturali e commerciali tra l'Occidente e l'Oriente. Tratterò come l'ha visto lo scrittore e viaggiatore italiano, che si è il grande Marco Polo, e un altro arabo di nome Yakut el-Hamri, illustrando come lo spostamento da un posto all'altro e il superamento dei propri limiti ci danno l'opportunità di conoscere gli altri e vedere nuove culture. Ho scelto due loro opere inserite nello stesso contesto storico, ossia l'ottavo secolo, mettendo in confronto per trarre alcune somiglianze e differenze. E il primo scrittore è Yakut el-Hamri, nato a Rum nel 1178, è stato uno scrittore e viaggiatore arabo e inventore di enciclopedie e linguista. Fu catturato quando aveva 5 anni e portato a Baghdad, dove venne venduto un mercante di nome Hamawi, che divenne poi il suo cognome. Il suo padrone gli permise di andare a scuola per imparare la letteratura, la scrittura e la matematica, per aiutarlo poi nel suo lavoro come commerciante. Imparò dal suo padrone di essere un bravo mercante, visto che lo portava con sé nella maggior parte dei suoi viaggi di commercio. Quando il ragazzo compie 21 anni, il padrone lo liberò, lasciandolo andare per la strada che avrebbe preferito. Nel 1209 iniziò i suoi viaggi per conoscere ed esplorare altre città. Andò verso l'Oriente, nel continente dell'Asia, visitò Khorasan, poi viaggiò per tante altre città, tra cui Aleppo, Damasco, Mosul e Fawaz. Ogni città dalla quale visitava la descriveva in modo dettagliato. Così inventò il suo grande libro, il glossario dei paesi, in arabo Mohammed Benten, ed è il risultato di tutti i suoi viaggi. Morì il 1229, quasi 50 anni ad Aleppo. Marco Polo invece nacque a Venezia nel 1254, è stato un viaggiatore e scrittore mercante italiano appartenente all'alta borghesia veneziana, figlio di Niccolò mercante, da cui apprende gran parte dei segreti degli scritti. Nipote di Matteo Polo, anche io mercante, all'età di 17 anni, nel 1271, il giovane Marco intraprende il lungo viaggio insieme ai suoi due familiari verso il continente Atlantico. Scesero al fiume Tigri, toccando probabilmente Mosul e Baghdad, attraverso il deserto dei Gobi, giunsero al confine del Qatar, la provincia più occidentale della Cina, e rimasero in Asia per 17 anni. Il primo libro che tratterò è Mohammed Benten, il glossario dei paesi, è stato scritto tra il 1218 e il 1227. La prima edizione del glossario è stata fu stampata in Germania dall'orientalista Ferdinand Wilson nel 1874. Il glossario contiene gran materiale geografico, la lunghezza di ogni articolo tra poche righe e più di 20 pagine, in base all'importanza del materiale e alle informazioni disponibili su di esso. È organizzato in ordine alfabetico, diviso in 28 capitoli rispetto ai 28 caratteri dell'alfabeto arabo. Il glossario si riferisce ai nomi di paesi, montagne, vallate, villaggi, città, mari, fiumi, caratterizzato da accuratezza e ambienza, dalla combinazione di tanti campi scientifici, geografia, storia, scienza e letteratura. Il libro è una grande enciclopedia geografica in cui El-Hamri
cose tutte ciò che riguarda la storia dei paesi visitati. Bene, questa è la descrizione delle regioni, la lunghezza e la larghezza di esse, esaminando la loro posizione geografica, le circostanze e le risorse naturali. Il glossario è stato stampato più volte e tradotto in varie lingue. Il milione è dato conto di quel viaggio narrativo ed è il resoconto del viaggio in Asia di Marco Polo con suo padre e suo figlio, venne composto nel 1298 nel carcere di Genova, di cui lavorarono Marco Polo con il Tiziano Pizzetto, scrittore di romanzi di un certo successo, più volte trascritto e tradotto, e le sue descrizioni dell'Asia hanno ispirato i viaggi di questo colombo. Il milione è diviso in 183 capitoli, dell'opera in realtà esistono vari manoscritti, ma quello più fedele all'originaria lingua d'oi, ossia quello francese, in lingua francese. Tappa dopo tappa Marco Polo descrive così di ogni regione gli aspetti che sembrano più rilevanti e utili, città, i prodotti, le religioni, i costumi, le gente e vegetazioni, ma anche informazioni su itinerari, scambi e valori delle merci. Mettendo le due opere a confronto, ho scoperto che tra i punti di somiglianza troviamo come primo punto il motivo di cui i due scrittori hanno scritto le loro opere. Marco Polo analizzava il motivo dietro la descrizione attenta di tutto ciò che vedeva in un perché e gli desiderava dimostrare al lettore che le sue descrizioni erano piene di massima attenzione. E il Hamo ha detto che ha dovuto scrivere questo glossario per far conoscere gli uomini che verranno dopo di lui i paesi e la gente che c'erano in precedenza. Parlando della Cina, paese soggetto della ricerca, vediamo che sia Marco Polo sia il Hamo hanno viaggiato con l'ideale della conoscenza, del sapere e dell'avventura e hanno fatto quasi lo stesso concorso. Marco Polo si soffermò sulle abitudini degli abitanti delle province centrali del Cina, come il Katai, il Manji e il Tibet, e disse che alcune di queste città avevano la tradizione di celebrare le nozze post-mortem, cioè i matrimoni fatti tra fanciulli morti. Scrisse, cito dal suo libro, ciò che fanno matrimoni tra loro, fanciulli morti, e danno femmina morta a uomo morto. E narrò che c'era l'usanza per cui le madri offrivano le loro figlie giovanetti ai mercanti del passato. Invece Hamo, riguardo questa tradizione, disse che il paese Cina è un paese sicuro, però in alcune tribù i padri sposavano le loro figlie e le loro madri, e i fratelli sposavano le loro sorelle, e quando una donna moriva il marito non si sposava di nuovo e a volte si buttava nel fuoco. Riguardo alle usanze alimentari, Marco Polo disse che la maggior parte degli abitanti facevano una bevanda di riso con molte altre buone spezie, che era meglio da bere da qualsiasi vino. Egli fanno, cito dal suo libro, egli fanno una guggione di riso e con molte altre spezie. Mise in risalto pure che non mangiavano che pesci salati e gatteri, e mangiavano ogni sorta di carne, specialmente la carne dei cani. Hamo invece disse che la Cina è un vasto paese dove la gente mangia i cereali, la cannella, l'orzo, il riso, l'uva, i semi, la carne di tutti i tipi degli animali tranne la mucca, i legumi e il pesce. Entrambi gli scrittori hanno ammirato i palazzi, i giardini, i paesaggi, le opere d'arte e le varietà umane. Nel capitolo 15 del milione, ad esempio, si parla del califfo di Baghdad, una città cinese, che aveva una torre colma d'oro, d'argento e altri preziosi. Il palazzo dell'isola di Cipangu è descritto così, era molto grande, era coperto d'oro e le chiese di piombo. Il Hamui descrisse qualche casa nella città cinese Tibet, formate dal legno e dalle ossa degli animali, e alcune case sono formate da sassi di diversi colori. Le altre case sono coperte da peli degli animali e alcune case di culto formate dalle peli bovine. Le attività economiche. In certi momenti nel milione vi è fuori l'anima più commerciale di Marco Polo, e così raccontava le navi in dettagli e parlava delle monete e delle piantagioni. Di
dei Tattari dicendo che il loro dio si chiamava Naijai, e loro ritenevano un dio terreno che proteggeva il loro bestiame e la loro alimentazione. Sempre lo stesso per i Tamoi, in ogni capitolo doveva menzionare la religione degli abitanti, visto che alcune città ritenevano i pianeti Mercurio e Saturno come dio. E menzionò anche che in Cina c'erano i musulmani, i cristiani, i buddisti e gli altri. Il re di Cina, Marco Polo, descrisse la figura di Kublai Khan come un modello positivo di sovrano efficiente, politicamente e militarmente, insieme generoso e cortese. E Hamoi ritenesse che il re della Cina fosse il re della giustizia, ed era un re molto forte e aveva a disposizione soldati e cavalieri sempre. I punti di divergenza restano nel fatto che ognuno ha narrato a suo stile e nel modo di narrare. Ad esempio, Eckhart ha spiegato parte della sua metodologia nello scrivere questo glossario, che è diverso da quella di Marco Polo, nell'introduzione del libro, ed è considerato come un input per il glossario. Come primo punto abbiamo l'analisi della lingua, dove Hamoi menziona come pronunciare la parola, cioè i nomi dei, e qui si riferisce alla derivazione linguistica e illustra l'origine della nominazione di ogni paese. Poi tratta il significato della parola. Ad esempio, nel glossario dice che il nome della città Baghdad è stato preso dal nome di un re cinese di nome Ba. Il secondo punto è il posizionamento geografico del paese, riguarda la determinazione della posizione geografica di ciascun luogo in base alle latitudini e alle longitudini e alle distanze tra ogni regione e l'altra. D'altra parte, dal suo polo usò la descrizione soggettiva. In alcuni episodi parlava della sua esperienza personale durante l'itinerario verso est. Un ricercatore all'Università di Padova dichiara il predominio della descrizione nell'opera poliana, sia dal punto quantitativo che dal punto qualitativo. Ripartisce il materiale narrativo in tre categorie. Il narrativo autobiografico, che viene identificato col prologo del Milione, la narrazione di Marco, le narrazioni autobiografiche di Marco prima dei suoi due fratelli, e prima dei due fratelli Nicolò e Matteo, i suoi parenti. Il narrativo storico dinastico è la parte seconda, e la parte destra è il narrativo di natura aneddotico e edificante, ossia le forme brevi. Nel Milione non mancano le forme brevi che narrano vicende miracolose. Ad esempio, parlava di una popolazione che mangiava anche gli uomini. Non so se. Sempre nel libro, nella redazione del libro Il Milione, Marco Polo usò la retorica della verità, che l'ha adoperato per conoscere un mondo per lui nuovo. Il Milione si svela come un confronto continuo con il nuovo, cioè lui confrontava sempre l'Occidente con l'Oriente, che per lui era una cosa nuova e distinta. In conclusione dobbiamo dire che Eckhart Hamoi ha fatto un grande sforzo nel suo glossario, grazie al quale ha ottenuto una grande fama su tutti gli orizzonti. E si può dire che l'arte dei glossari ha raggiunto un grande grado di maturità e affinatezza inventando il glossario dei paesi del Hamoi, che rimarrà una fonte importante per coloro che sono interessati alla ricerca nei vari campi scientifici. Dobbiamo dire anche che, quanti fatti, il Milione resta un documento fondamentale per comprendere sia l'Oriente medievale sia la mentalità mercantile italiana verso la fine del 200. Oltre che è una relazione di viaggio, è anche un tratto storico-geografico. È stato definito la descrizione geografica, storica, politica, scientifica dell'Asia Meridionale. Vi ringrazio per la vostra attenzione e per il vostro ascolto. Grazie mille, Maria. Io avrei già delle domande. Se siete d'accordo, facciamo così: tre relazioni, 10 minuti di domande, poi prendiamo. Ripartiamo con le altre tre relazioni, perché secondo me 6 relazioni hanno troppo materiale e alla fine le domande forse uno non si ricorda neanche più appunto la materia dell'intervento.
proseguiamo con la dottoressa Catherine Samuel Iskander della facoltà di Hudson dell'Università di Minia, che ci parlerà o riprenderà comunque le fila del discorso che già abbiamo iniziato ieri riguardante appunto Tiziano Terzani, con un intervento dal titolo Una vita diversa da quella di sempre, un indovino mi disse di Tiziano Terzani. Grazie di essere qui. Vorrei esprimere il mio onore a far parte di questo momento così ricco di incontri, interventi, scambi culturali. Vorrei ringraziare anche i membri del comitato organizzativo scientifico e la mia amica professoressa che mi spinge sempre a lavorare e partecipare a questi incontri. Questo mio lavoro si intitola Una vita diversa da quella di sempre, sull'opera di Tiziano Terzani, Un indovino mi disse. Inizio con questa citazione che mi ha colpito molto di Terzani e che si tratta di quello che facciamo noi in questa sala oggi e che facciamo anche nella nostra vita. Solo se riusciremo a vedere l'universo come un tutt'uno, in cui ogni parte riflette la totalità, in cui la grande bellezza sta nella sua diversità, cominceremo a capire chi siamo e dove siamo. Lo scopo di questo intervento è di prendere in esame il punto di incontro tra la pragmatica intraprendenza di un corrispondente estero e il coinvolgente romanticismo di un letterato. Convinto di evadere dall'alienazione indotta dalla terranatia, l'autore è in realtà fuggito da se stesso, da una quotidianità che gli stava stretta e che non gli apparteneva. Così facendo, è partito alla ricerca dell'alterità e certo di aver scavato qualcosa di nuovo solo al termine del suo viaggio ha probabilmente compreso appieno di essersi finalmente ricongiunto con la sua anima. Introduzione. Allora, senso di inutilità. Dopo 20 anni trascorsi in Asia come corrispondente scrittore, Terzani volge gli occhi al passato e si trova intrappolato in un senso di inutilità per aver profuso tutte le sue capacità nella politica. Riemerge in lui anche la delusione per il fallimento del socialismo e da qui la sua netta chiusura col passato e l'applicazione al giornalismo. Decide dunque di fare definitivamente i conti con l'Asia da qui e ora, andando alla ricerca di cosa è sopravvissuto alla sterile modernità provenita dall'Occidente. Quindi scrisse Un indovino mi disse. Terzani ricorda una profezia annunciata di tanti anni prima a Hong Kong nella primavera del 73, quindi 20 anni prima, da un indovino che lo metteva in guardia dal non volare nel 1993 o avrebbe rischiato di morire. Allora cede a questa profezia e inizia un viaggio di reportage senza prendere un aereo, ma spostandosi solo per mare o terra. E per motivare il gioco si impone la regola di scovare in ogni luogo il più noto, cito le parole di Terzani, il più noto indovino locale, il mago più potente, il santone più stimato, il veggente, l'invasato o il matto del posto, per sapere qualcosa sul mio destino, per chiedergli di gettare un'occhiata nel mio futuro. E quindi
per Stani cambia prospettiva. Si configura un pellegrinaggio etnologico, protesto alla realizzazione di un viaggio interiore, in cui si interpella sul proprio destino. Terzani riprende il controllo del proprio tempo, della propria vita, libera dai vincoli del tempo e delle scadenze, e ha modo di snodare, sondare profondamente quello quel sé che nel intraprendenza frettolosa dei tempi moderni spesso aveva trascurato. Ciò che scatena realmente nel viaggiatore non è l'aver modificato ciò che sta osservando, bensì la sua prospettiva. L'Asia, un continente diviso tra passato e futuro. Terzani si confronta con una nuova realtà in cui la globalizzazione tiene le redini e si trova catapultati in una dimensione quasi atemporale. L'uomo moderno è così tristemente confortato da un'illusione di sincronicità che impedisce di interpellarsi sui processi storici che l'hanno condotto fino ad oggi. La curiosità nei confronti dell'ignoto introduce Terzani a cercare non soltanto ciò che resta dell'alterità, ma i fondamenti della sua stessa origine, la ragione nascosta, e per Terzani la pura e semplice verità. Il rapporto tra la popolazione asiatica e l'uomo. Allora, affascinato da uno degli aspetti forse più esotici della cultura orientale, che l'Occidente chiama superstizione, Terzani si mette in gioco una nuova stravagante avventura. Si interroga sul rapporto fra l'uomo e l'occulto, mette in discussione il suo modo illuminista, indaga su quanto c'è di vero nelle tecniche di divinazione. Terzani si chiede: è possibile che l'uomo nel corso dei millenni abbia perso, per mancanza d'uso, certe capacità che oggi solo certe persone sono ancora in grado di esercitare? Ci sono poteri che l'Occidente ha perso? C'è da qualche parte in Oriente un mago o un divino che conservi i poteri da noi ormai perduti per sempre? Ma non è una facile conversione, però. Lui non è alla ricerca di una facile conversione, e se per caso uno dei maghi a cui si rivolge si fa più convincente, quasi si preoccupa e dice: mi piaceva considerare l'occulto una possibilità, non una certezza. Volevo restare con il dubbio, non diventare credente. Per lui è come un gioco molto convergente. Ma l'animo razionale del giornalista, sempre pronto a scovare la spiegazione logica dietro ad ogni storia, affiora di continuo, rendendogli alquanto arduo prestare fede di volta in volta alle varie ipotesie. Ciò che Terzani sembra suggerire l'impossibilità di trovare risposte univoche sui misteri della mente dell'uomo e delle capacità per alcuni di interpretare il destino. Non è da escludere che possono anche esserci uomini che non hanno dimenticato le antiche saggezze etichettate come superstizioni, che hanno fatto parte delle nostre esistenze qui nel Medio Oriente e anche in Occidente. Dice Terzani: ehi, non ha ancora un modo in cui solo le credenze di un tempo paiono non essere state ancora del tutto attaccate dalla violenza occidentale, non risulta poi così difficile credere alle parole di un vecchio con voce antica in un tempio di cristallo legge il destino di un uomo. Modernità e svuotamento di valori. Ma c'è anche l'altro lato, però, che sorprende Terzani.
Sorprende Sterzani come il materialismo abbia messo radici tanto profonde in una terra un tempo mistica e spirituale. Mi rendevo conto che fino a quel momento nessuno delle indovini che avevo visto aveva mai usato la parola felicità, come se questa fosse inesistente o irrilevante o forse irraggiungibile. Strano che importi così poco a tanta gente. Persani scopre un mondo profondamente cambiato. Valori e desideri occidentali si sono sostituiti alle tradizioni. Il materialismo ha spazzato via la spiritualità orientale e si è insinuato sempre più nella vita di quei popoli. Concludo. Un bambino mi disse una presa di coscienza, una profonda meditazione sull'umanità. Si impara che è difficile entrare nella vita quotidiana di popoli così distanti da noi, geograficamente e culturalmente, ma è sempre possibile arricchirsi nel confronto e nelle divisioni. Non si nascondono le difficoltà, i dubbi, i momenti di crisi, in cui lo straordinario risulta estraneo. E la nostalgia dell'ordinario fa sentire il suo richiamo. Viaggiare è un'arte, bisogna praticarla con conto, con passione, con amore. Mi resi conto che, a forza di viaggiare in aereo, quell'arte l'avevo disimparata. E pensare che è l'unica cui tengo. Concludo con questa citazione. Basta lasciarsi andare, darsi tempo, stare seduti in una casa da te, ad osservare la gente che passa, mettersi in un angolo del mercato, andare a farsi capelli e poi seguire il bandolo di una matassa che può cominciare con una parola, con un incontro, con l'amico di un amico e una persona che si è appena incontrata. E il posto più scialbo, più ogni insignificante della terra diventa uno specchio del mondo. Una finestra sulla vita, un teatro di umanità dinanzi al quale ci si potrebbe fermare senza più il bisogno di andare altrove. La miniera è esattamente là dove si è. Basta scavare. Grazie. Grazie mille, Katrin, per il tuo bel intervento. Anche qui, appunto, secondo me troveremo dei fili conduttori anche con i prossimi, con le prossime relazioni, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto religione, primitivismo, lo sentiremo forse nell'ultimo intervento, e appunto anche connessioni con quella che è la scrittura di altri autori, penso ad esempio a Moravia, appunto con questo confronto col materialismo, ma avremo tempo di parlarne. Dunque, come terza referente, oggi abbiamo la professoressa Wafaa Rauf. È inutile presentarle perché insomma è lei l'anima, l'organizzatrice e insomma il nostro punto di riferimento in questo convegno ordinario di letteratura italiana moderna e contemporanea, direttrice del Dipartimento di Italianistica presso la Facoltà di Lettere. Oggi ci parlerà del viaggio, le dinamiche identitarie in Blue China di Hearst e il ritorno di Conin. Quindi passiamo alla letteratura della migrazione. Grazie Wafaa. Grazie Monica, buongiorno, di nuovo i saluti a tutti i colleghi, oggi è un piacere di stare accanto a tutti gli amici Monica, Antonio, Tea, Maria, Caterina e Helen. Io inauguro, penso, una sessione sulla migrazione o sulla presenza italiana in Egitto, perché insomma tutti gli interventi che verranno dopo di me parleranno più o meno sullo stesso argomento. Il viaggio e le dinamiche identitarie in Lucina di Heres e ritorno più o meno. Perché questo argomento? Perché io da qualche anno che lavoro sulla letteratura della migrazione, anche in collaborazione con il professor Nishi, abbiamo avuto un corso di studi post laurea sulla letteratura della migrazione. E Heres è la prima scrittrice di origine cinese che scrive in italiano. Ma anche Onem è il primo scrittore egiziano che scrive in italiano in Italia ed è
tutte e due sono, insomma, appartengono alla prima generazione degli scrittori della migrazione. Allora, in questo intervento più o meno analizzerò, entro i limiti del tempo, la relazione, questa relazione dialettica tra il viaggio come un agente di cambiamento, di rapporti interpersonali e la formazione dell'identità nell'incontro con l'altro, italiano nel caso di Harris e Mabu. Chi sono questi due scrittori? Mabu Harris nasce nel 1940 a Shandalai, dall'unione tra una discendente di un'antica e prestigiosa famiglia cinese e un diplomatico italiano, inviato in Cina per conto del governo fascista. A 13 anni è arrivata da sola in Italia, dove ha vissuto e lavorato nel campo della mura, ha esordito nel 1987 con Chiostro in Cina, diventando la prima scrittrice di origine cinese a scrivere in italiano. Mohammad Onim, dall'altro canto, nasce nel 1958 a Menofeia, Basso Egitto, ed è autore di poesie e di teatro, e studioso di psicologia. Vive da anni in Lombardia, dove ha esordito nel 1994 scrivendo Il segreto di Baroma in italiano. Allora, prima di soffermarmi sul rapporto tra il viaggio e le dinamiche identitarie nelle due opere, soggetto di analisi, Lucina e il ritorno, io, insomma, mi sembra indispensabile attingere al significato psicologico e sociologico del termine dinamiche identitarie. Quando, e non tanto tempo fa, si parlava di identità, il significato corrente di tale concetto indicava la stabilità e la sostanziale immutabilità dell'individuo o del rapporto dell'individuo o del gruppo in rapporto ad una struttura sociale relativamente solida. In altre parole, il termine indicava l'indirizzo sociale e culturale dell'individuo, professione, posizione, provenienza, nazionalità, credo, eccetera, e implicitamente indicava anche la posizione assiologica, cioè visione del mondo, stile di vita e cose del genere, mentre nell'odierno contesto multiculturale, interetnico, globale, fluido, si verifica proprio il contrario. Parlando di identità si parla piuttosto delle sue trasformazioni. Lo sostenne fortemente Karl Deschamps, mostrando che nel concetto di identità scompare attualmente il significato fondamentale del termine, ossia lo stesso. Questi ha lasciato il posto ad altro, che ha acquisito quasi uno status symbol. Identità oggi significa piuttosto essere continuamente un altro, e questo in una certa misura rappresenta un fenomeno sociale che Adam Cooper ha definito come celebrazione della differenza. Non è questa la sede, insomma, per affrontare in dettaglio gli studi che hanno messo in luce lo stretto rapporto esistente tra identità e cultura, tra concezione di sé e forme del riconoscimento sociale, ma basta accennare ai lavori di Charles Fourier, George Med e ai coltivatori, insomma, dell'interazionismo simbolico per rendersi conto di quanto interesse abbiano prestato all'analisi dell'identità individuale nel contesto delle sue reti di azioni e relazioni sociali. Harris in Lucina del 2005 scrive la sua autobiografia in tre sezioni che rappresentano le tre tappe di un viaggio circolare che parte dalla Cina verso l'Italia per poi tornare di nuovo in Cina. È segnata sin dall'inizio da un'identità profondamente divisa che divenne il filo conduttore del suo percorso, del suo viaggio personale. La divisione che l'autrice porta con sé è frutto principalmente della sua natura biculturale, del suo appartenere per nascita a due emisferi contrapposti e stridenti, Italia e Cina, ma anche Occidente e Oriente. Questa spaccatura è inoltre accentuata dall'esperienza traumatica della migrazione, di sdoganamento spaziale dalla Cina fino in Italia, che la Harris vive da ragazzina e soprattutto da sola, senza figure e riferimento né durante il viaggio né al suo arrivo in Italia, non conoscendo nulla del nuovo paese, in particolar modo la lingua. La divisione identitaria è percepibile
attraverso vari livelli, a livello geografico, il suo senso di appartenenza è diviso, lacerato tra l'Italia e la Cina. Anche dal punto di vista religioso, lei riesce a convivere due credenze, quella buddista da parte della famiglia della madre, in particolar modo la nonna, e quella cristiano-cattolica da parte dell'istituto francese che frequenta da piccola, entrambe intrecciate a credenze e superstizioni popolari cinesi. Sotto una prospettiva linguistica, inoltre, Bambù si trova divisa tra diverse lingue a cui è stata esposta fin da bambina: francese e inglese durante gli anni passati all'istituto cattolico, il dialetto di Shanghai parlato probabilmente dalla madre, successivamente poi il difficile apprendimento della lingua italiana appena arrivata in Italia, e infine il cinese mandarino appreso attraverso corsi serali in Italia. La scelta successiva dell'italiano come lingua di espressione scritta diventa forse anche l'espressione di una certa presa di coscienza della propria identità, quasi una necessità di volersi localizzare linguisticamente, ma anche spazialmente. Se poi spostiamo la nostra attenzione sul testo in questione, la sua struttura stessa rispecchia in qualche modo la spaccatura interna dell'autrice. Le tre parti attraverso le quali si articola la narrazione sono tra loro staccate, quasi a segnare in modo lento i cambiamenti interni che la scrittrice attraversa durante il suo percorso personale. Lo stesso nome, che è il primo elemento della formazione dell'identità, lo stesso nome dell'autrice diventa nel corso del suo viaggio un fattore fondamentale di ricostruzione identitaria e simbolo dell'affermazione individuale e della volontà di fondere le due parti in collisione dentro di lei. Il suo nome di battesimo, Rosemarie, un doppio nome, esprime quella spaccatura che segna la sua infanzia, quella divisione tra madre e padre. Sceglie poi, da adulta, di cambiarlo in Bambù, mentre Harris è il cognome del marito. Lei ci spiega che la scelta di questo nome nasce da una sua personale riflessione, una similitudine tra la flessibilità del bambù che resiste al vento e la sua capacità di reagire nei momenti difficili della sua vita. L'autrice segue in questo la tradizione cinese, che accetta il cambio del nome in fasi della vita in cui l'individuo muta la sua identità, compiendo un passaggio. Nella cultura orientale cinese in generale, i nomi sono scelti con grande cura e rispecchiano una determinata caratteristica dell'individuo, una situazione specifica. Ad esempio, la scrittrice scrive che il nome della madre, di sua madre, Baia Verde, venne scelto da suo nonno per ricordare le barche del fiume Ganges, luoghi di rifugio, insomma, per i marinai di passaggio. Il momento in cui la scrittrice, durante il viaggio in Cina che compie da adulta, si firma insomma senza esitazione sul quaderno delle visite di un monastero buddista, Bambù Italia, è il momento in cui il percorso di riconciliazione identitaria è stato completato e il suo senso di appartenenza è stato in qualche modo permesso. Nella seconda sezione del romanzo, che si apre con la descrizione del viaggio in nave che compie l'autrice nel 1953 alla volta dell'Italia, si avvia un processo che porta pian piano Bambù ad affermare la propria individualità, spesso mascherata e nascosta nell'anonimato da bambina e durante i primi anni in Italia. La sua tendenza al mascheramento, ad un'esistenza invisibile, inizia nei primi anni di infanzia in Cina, quando la sua differenza esteriore, perché suo padre è italiano, perché la sua differenza, quando la sua differenza esteriore è motivo di scherno da parte dei compagni. E in questi anni che inizia a prendere coscienza del suo essere considerata straniera, un appellativo dovuto principalmente ai suoi capelli mossi e al suo naso sporgente.
tratti che agli occhi di cinesi evidenziavano la sua metà occidentale, per forza. La sua differenza non è solo motivo di scherno, ma diventa anche pericolosa per la sua stessa colonità. La sua natura sino-occidentale era vista di cattivo occhio nella Shanghai di allora, lacerata da conflitti profondi tra nazioni, in cui le unioni miste e i loro frutti erano considerate veri e propri tradimenti. Non a caso la piccola Rosemary viene nascosta dalle suore francesi durante l'ispezione dell'esercito giapponese all'interno dell'istituto, oltre a venire prudentemente istruita a coprirsi il volto col ventaglio. Il ventaglio diventa quindi non solo il simbolo del suo essere cinese, ma lo strumento chiave del suo mascheramento, del suo anonimato, un oggetto a cui dovrà però rinunciare una volta arrivata in Italia. Approdata in Italia, Bambù continua a percepire se stessa come straniera, ma inizia ad apprendere conoscenze culturali che la aiuteranno a giostrarsi tra le due sfere a cui appartiene e a usare le differenze a suo favore. Un esempio di una sua rinnovata coscienza di sé lo abbiamo, se osserviamo come l'autrice muta il sentimento che prova verso gli sguardi della gente. Inizialmente sono sguardi discriminanti in Italia, sguardi che la fanno sentire straniera, poi nel corso del testo iniziano ad avere un'accezione più positiva, tanto da farla quasi sentire più sicura di sé. Diventano sguardi compiaciuti, sguardi affascinati dalla sua bellezza esotica. Il fatto di non aver quasi mai vissuto in un contesto familiare influenza profondamente l'identità sociale di Hearst. Sin da piccola il contesto scolastico sostituisce nella sua vita quello familiare. Quando la guerra e la situazione politica della Cina iniziano ad essere pericolose, è affidata ad una missione cattolica. Poi, al suo arrivo a Napoli, quando è messa di fronte alla decisione se venire adottata da una famiglia italiana o entrare in un istituto religioso come orfana, sceglie subito la seconda opzione. Come sostiene lei stessa, si sentiva ormai troppo adulta per poter sostituire gli affetti di infanzia con dei nuovi. Ma in realtà è il fatto che fin da piccola l'autrice era stata abituata a rendersi invisibile agli occhi degli altri, a passare inosservata ed entrare in una famiglia, avrebbe significato affermarsi come persona, creando legami con altri individui, un passaggio che non era ancora pronta a sostenere. Nell'istituto cattolico che Hearst ha frequentato da bambina si conclude il suo viaggio circolare. Tornando all'istituto famiglia, si sente delusa nel vedere come tutto sia così diverso, così cambiato. Il luogo che cercava è in realtà un non luogo, non esiste, appartiene solo alla sua memoria e questo le provoca una forte malinconia. Scrive: la scuola è stata la mia famiglia, mi ha cresciuto e provo angoscia perché non sono riuscita a riconoscerla, come se avessi perso la capacità di percepire. I luoghi non hanno più lo stesso aspetto. Non riesco a fermare un fotogramma specifico per osservarlo meglio e trarne un punto di riferimento per ricostruire nuovamente la mia scuola famiglia, come me la ricordavo e come speravo di trovarla. Ho visitato un posto diverso, un posto che non c'è più, un non luogo, un'utopia. Bambù apprende alla fine di questo suo viaggio reale e interiore che la ricerca della memoria di infanzia è solo la ricerca di un'utopia. L'utopia è stata il motore del suo viaggio, ciò che l'ha spinta e condotta.
l'idea alla fine di questo suo viaggio reale e interiore che la ricerca delle memorie d'infanzia è solo un'utopia. L'utopia è stata il motore del suo viaggio, ciò che l'ha spinta e condotta tra le tappe della sua vita in Cina, in conclusione al suo percorso interiore, Bambù raggiunge questa consapevolezza, lascia che una parte di sé, la sua infanzia, i suoi ricordi, si stacchino da lei. È riuscita nel suo intento di esorcizzare il passato, un passato che non è mai riuscita a capire. Il viaggio qui in Interest si esplora nei suoi motivi più tipici nell'opera di Interest, partendo da quello della memoria storica e familiare, passando per quello radicale e traumatico della migrazione, fino a quello turistico. Questo viaggio supera nell'opera di Volim la semplice dimensione reale. I suoi personaggi, nella loro vana ricerca del miraggio della felicità, elevano il racconto a una dimensione universale. Scrive: noi veniamo alla ricerca della felicità, la cerchiamo dentro e fuori di noi, sotto i nostri piedi, quasi fosse il supremo desiderio dell'esistenza, che diventa l'unica meta. Oppure, se ci avvicinassimo a lei, troveremo solo miracci. Così inizia il suo romanzo d'esordio, Il segreto di Paloma. Nel ritorno, lo stesso protagonista che aveva intrapreso nel primo racconto un cammino di ricerca e conoscenza sul modello di quello di Dante e Virgilio, ci conduce attraverso un nuovo viaggio fino alla terra dell'uomo giallo, suo padre, l'Occidente, il nord del mondo. La terra della madre, invece, è un paese montagnoso in contatto con il nord attraverso il grande porto, dove le navi fanno scalo per fornirsi di petrolio. Il paese chiamato Rou è rimasto senza determinazioni geografiche o storiche, appare sospeso in una dimensione reale, o meglio iperreale, porta miticamente tutti i tratti distintivi del sud, mentre i suoi abitanti sono pigri, rassegnati, ignoranti, mendicanti. L'ignoranza e la rassegnazione facilitano la missione della magia che semina il terrore nell'anima e nella mente della gente del villaggio. Il protagonista narratore, presentato insomma nelle sue dimensioni profondamente umane, sta per partire con l'aereo. Questo il viaggio all'inizio del romanzo, ma subisce in seguito una certa rivelazione, un cambiamento fisico nel suo stato fisico. Si pietrifica e viene portato al museo, dove guarda dall'alto la vita che conduce la gente fuori le mura del museo e cerca di capire gli interessi e le aspirazioni dell'uomo. Insomma, rimane pietrificato e solo un dolore per il mondo offeso, tra virgolette, lo libera e gli restituisce la sua umanità. Rinasce il protagonista fra gli ospiti, fra quelli che lo circondano, ormai pietrificati. La scena si allarga e si apre ad un mondo di acute contraddizioni, di guerra, di corruzione, di ignoranza, di falsità e di dittatura. Il susseguirsi delle scene dell'universo vasto si conclude con l'apparire della nonna ingiovenita, la maga, quella sorta di figura che desiderava dominare il paese montagnoso anche dopo la sua morte. Paloma, il protagonista, si coinvolge poi con tutta la sua profonda umanità con una damigella, accompagnandola in un viaggio di fuga che sembra senza fine. Soffrono insomma tutte le ingiustizie generate dalla mancanza di comprensione reciproca tra le diverse civiltà. Attraversano un fiume, provano un dolore per un mondo fatto di divisioni e guerre. Scrive: vedo una nave che lotta contro le onde, senza equipaggio né timone, abitata da folletti che danzano senza corpo, si levano cervelli pesantiti dall'inquietudine, terrorizzati, tremanti, le loro bocche aperte, solamente aperte, mangiano, digeriscono, scaricano, costruiscono edifici, demoliscono, generano, aumentano le discendenze, si ammalano, invecchiano, sono falciati da
e la vita di ogni uomo. E poi, concluso questo viaggio nella terra degli specchi magici, nella terra delle apparecchiature mediche moderne, nell'Occidente e nel nord del mondo, Baruma riesce a vedere tutto ciò che accade all'uomo, tanto da svelare addirittura le menzogne. Torna poi al villaggio natino, che sembra vivere in un'epoca lontana nel tempo, a trovare la guerra, il destino inevitabile della passività e della schiavitù. Una guerra atroce che massacra l'umanità e ruba il lume della felicità dagli occhi dei bambini. Su questa terra, ove pare che tutto si rinnovi, domina di nuovo la magia e rinascono le spie, la nuova maga e la donna che nel passato prendeva cura del protagonista, l'unica che percepiva il dolore, il suo dolore di allora. Il passare dalla sponda del bene a quella del male sembra colpa della falsità, della severità, insomma, degli uomini. L'incontro con il padre segna la fine del viaggio di conoscenza di sé, un viaggio indispensabile perché solo chi conosce se stesso può comprendere il concetto di differenza e apprezzare la diversità culturale. La riunione con il padre, alla fine del romanzo, in un unico tessuto, significa il crollo delle barriere che dividono gli uomini, il superamento delle divisioni tra stati, regioni e città, per arrivare a definire un mondo di pace e comprensione, non solo di guerre e di comunità. Una serie di elementi collocati volutamente in uno spazio e in un tempo non definibili, quindi universali, e un viaggio che sembra un cammino dell'umanità, tessono nel ritorno il rapporto tra nord e sud e quello tra oriente e occidente, mentre gli elementi concreti di vicende autobiografiche si forma lo stesso rapporto con l'opera di Hellest, ricostruendo la sua identità. Mi hai fatto venire un po' la voglia di leggere adesso i due testi, saranno i miei prossimi acquisti. Ci sono domande in sala? Io vorrei fare sì, un'osservazione. Innanzitutto grazie Wafa per averla aperto in maniera incredibilmente eccellente questa parte sulla letteratura migrante. Anch'io ne parlerò più avanti perché mi interessa particolarmente capire anche quali sono le direzioni che oggi ha preso, perché sono passati ormai tanti anni da quando si è cominciato proprio con Armando Nisci a parlare di letteratura migrante, che ora è diventato anche altro. Quindi una domanda la farei su Bamboo Earth. Mi pare di capire, non la conosco bene, anch'io andrò ovviamente a mettermela tra i desiderati dei libri dell'estate, che è arrivata in Italia, quindi lei stessa ha detto si sentiva troppo adulta. Esatto, cioè in realtà questo era proprio il punto, avevo intuito perché si parlava di scuola, di istituto, di famiglia. Questo secondo me è un nodo molto importante, cioè un conto è appunto apprendere le due lingue come due lingue madre, perché mi trovo i genitori di lingue, etnie, nazionalità diverse, un conto è trasferirsi immediatamente in un paese e quindi di nuovo avere una formazione scolastica che incide sull'immaginario e sulle memorie infantili che sono poi la nostra prima costruzione di identità, un conto è invece arrivare quando questo è già formato. Io credo che questo sia un punto da prendere fortemente in considerazione sulla produzione in lingua italiana da parte degli stranieri, perché solo così probabilmente con un atto di estrema consapevolezza si arriva a una scelta fondamentale come è stata quella di Bambù, cioè non a caso appunto avrò modo poi di parlare di lingua d'arte e di lezione in questo senso. Grazie. Grazie, infatti non ho potuto dire tutto insomma su Hellest, ma Hellest non ha vissuto mai in famiglia, ha vissuto sempre a scuola. Il padre delle sue opere si chiama Il Veneziano, è arrivato da Venezia, non ha menzionato il nome del padre, ha detto sempre Il Veneziano perché suo padre ha dovuto lasciare la Cina insomma subito dopo la guerra, la seconda guerra mondiale. Allora ha lasciato la famiglia, madre e la figlia, ma anche la madre ha lasciato la bambina all'istituto cattolico.
è andata insomma a sposarsi perché era troppo giovane, insomma, ha lasciato la bambina. Allora a 13 anni la bambina, insomma, frutto di questa unione mista e vista male in Cina, allora ha dovuto lasciare il paese e partire per l'Italia. Allora, formazione linguistica, facendo insomma un'analisi linguistica delle due opere, sono talmente diverse, perché Hearst ha avuto insomma questa formazione linguistica tra francese e inglese, e appena arrivata in Italia non conosceva l'italiano, ha imparato l'italiano in Italia. Allora ha avuto questa formazione linguistica molto ricca, perché parlava insomma cinese di Shanghai, ma anche l'inglese, il francese all'istituto, e poi in Italia ha imparato l'italiano. Mentre Gonin è talmente diverso, perché Gonin scrive, è della prima generazione degli scrittori, è della prima generazione, come sai, prima generazione, ha scritto le prime opere a quattro mani, sempre con l'aiuto degli scrittori italiani oppure dei giornalisti, insomma, eccetera. Ma Gonin non ha fatto così. Gonin ha scritto lui in lingua italiana le sue opere. È partito, penso, 1998, la sua prima opera, ha scritto da solo in italiano, ma con il timbro egiziano, arabo. E mio collega parlerà nella sessione dopo dell'analisi linguistica, insomma, dell'opera di Bonet, perché io ho scritto, insomma, su Bonet, ho detto alla fine del mio saggio che il lettore esemplare, modello di Bonet, è uno come noi, un italianista che sa bene l'italiano, ha la lingua madre l'arabo, e riesce a capire insomma le metafore, riesce a capire, ma anche può accedere a queste frasi insomma tradotte dal significato di versetti coranici, per esempio, perché lui scrive in questo modo. Allora solo un arabo come lui, che ha la lingua madre araba e che sa bene l'italiano, che riesce insomma ad accedere a questo mondo di Unione. Linguisticamente sono talmente diversi. Hearst scrive come gli italiani, scrive insomma un italiano come gli scrittori italiani, ma ha una formazione linguistica diversa, perché adesso vive a Londra, penso. Non vive in Italia, non vive a Londra, vive a Londra, ma ha avuto insomma questa formazione grazie all'istituto cattolico, perché parla molto bene il francese, l'inglese, l'italiano, cioè Bonet è diverso. Adesso la letteratura della migrazione, penso, ha trovato adesso anche in Italia un clima molto favorevole, perché adesso non come all'inizio, perché all'inizio la critica, come abbiamo detto anche delle opere di Nishi, la critica non si interessava per niente insomma dell'opera dei migranti, ma adesso è diverso. Adesso tanti ricercatori che lavorano sulla letteratura della migrazione, ed è un campo. Io per esempio mi sono dedicata alle opere di scrittori di origine egiziana, ma ci saranno anche tanti altri scrittori tunisini, palestinesi, insomma, di nazionalità diverse, che scrivono in Italia e adesso sono anche tradotti, ma sarà il prossimo convegno. Guarda, secondo me dovremmo fare il prossimo convegno. Ho fatto vari passi per Baruma, è stato tradotto in arabo, una traduzione insomma che non è a livello, però è stato tradotto in arabo, e lì abbiamo fatto insomma passi avanti, non solo passo, ma passi avanti. Bene, dopo che questa tematica ci ha già preso con l'entusiasmo e che probabilmente ci faremo una sessione. C'è qualche altra domanda? Io ho una domanda riguardo alla prima relazione che alla dottoressa Mari. Ci sono le testimonianze di entrambi, sia Marco Polo che Yaqut al-Hamami, ci sono molte divergenze riguardo agli usi e costumi, riguardo al vestiario. Secondo lei qual è la versione più accreditata? Quella di Marco Polo o quella di Yaqut al-Hamami? Secondo me Marco Polo. Va bene. Io
c'è una grande differenza di genere, il genere è diverso, perché Marco Polo scrive letteratura di viaggio, è un libro di viaggio ma è letteratura. Yakult storico, scrive addirittura Morgan, lo stadio. Allora il genere stesso è diverso. Partendo da questo concetto dovrebbe essere insomma più fedele il Morgan, il glossario, perché è più fedele insomma alle determinazioni geografiche, alle determinazioni storiche, perché così è per natura del glossario. Mentre Marco Polo c'è questo fascino. Nella letteratura c'è l'arte questo dietro, fascino. Dell'Oriente, insomma, di Cina, la descrizione di Cina, in modo che lo fa addirittura letteratura di viaggio, mentre Yakult non ha scritto letteratura, ha scritto addirittura un libro, un glossario. Okay, grazie. Bene, la terza e ultima domanda, e da poi riprendiamo con gli altri relatori. Niente? Ok, allora direi che riprendiamo per stare appunto nei tempi, che sono già passati, ma ci proveremo. Dunque, sono lieta di presentare Hala Radavan, docente di letteratura italiana all'Università di Sohag, e che ci parlerà oggi, Nel mare ci sono i coccodrilli, un bellissimo testo, fra letteratura e testimonianza della migrazione. Grazie. Buongiorno e buongiorno a tutti e grazie a tutti, e cominciamo subito con la mia presentazione. Il mio contributo viene sotto il titolo Nel mare ci sono i coccodrilli, fra letteratura e testimonianza della migrazione. Si tratta della storia vera che il protagonista afghano, Ainay Abdullahi Akbari, racconta a Fabio Gela, una delle tante testimonianze di quella questione dell'immigrazione di cui si fa un gran parlare. Ainay Abdullah è solo un bambino quando lontano dalla sua famiglia deve imparare a parlare da solo. Questa è la storia del suo viaggio, la sua è quella di migliaia di persone come lui, in fuga da un paese in guerra, costrette a vivere da clandestini, sfruttate, ignorate e disprezzate, sempre in cerca di un luogo sicuro. Questa è la copertina del libro o del romanzo, in cui c'è un ragazzo con la sua valigia, il coccodrillo e il mare, che rappresentano la metafora che paragona il mare alla vita e i coccodrilli a tutte quelle cose e persone che hanno ostacolato il protagonista Ainay Abdullahi Akbari. Questa è un'altra immagine in cui appare il lungo percorso e il viaggio fatti da Ainay Abdullahi Akbari per raggiungere l'Europa, il quale lo vede approdare dapprima in Pakistan, poi in Iran, di nuovo in Pakistan, per poi raggiungere la Turchia, la Grecia, ed infine, e dopo 3 anni di viaggio, l'Italia. L'importanza di questo romanzo, Nel mare ci sono i coccodrilli, deriva dal fatto che il tema dell'immigrazione viene trattata attraverso 3 livelli di scrittura che ci consegnano 3 livelli di lettura. La prima linea consiste nella testimonianza, la seconda consiste nella letteratura in generale e la terza linea sta nella letteratura di immigrazione in modo speciale. Strumento di conoscenza per eccellenza del mondo migrante è la letteratura della testimonianza. In essa il riferimento alla vita nel paese d'origine e all'esperienza migratoria diventa un sorgente di profonda ispirazione. La testimonianza di Ainay Abdullahi Akbari, raccontata allo scrittore Fabio Gela,
ha il ruolo di farci insieme allo scrittore conoscere la storia del protagonista clandestino. Jedra riporta quindi nel suo romanzo una storia vera e cui il protagonista è stato intervistato dal medesimo autore. Il giovane Ahmed Al-Arbari appartiene alla minoranza afghana degli Hazara, considerata inferiore in particolare molto dai talibani, che hanno come loro obiettivo quello di colpirli. Egli racconta come suo padre sia stato ucciso proprio da questi ultimi e di come quindi lui sia rimasto orfano di padre. La madre decide quindi di salvargli la vita trasferendolo in Pakistan. Da qui inizia il lungo viaggio del ragazzo fino al suo arrivo in Italia. Poi viene il ruolo della letteratura che accanto alla testimonianza permette al lettore la possibilità di comprendere la storia oltre che conoscere. Secondo Armando Nishi, la letteratura migliora il nostro sentire intrapersonale e interpersonale e la nostra capacità di leggere le storie e il mondo. Altresì, migliora la nostra dote di comprendere e produrre discorsi. La comprensione che ci porta a costruirsi come persone capaci di immaginare soluzioni, di avere gli strumenti della ragione e nei sentimenti per chiederci. Che atteggiamento deve assumere l'Italia per risolvere questa questione complicata dell'immigrazione? E perché dovremmo respingere questi immigrati? E perché non cominciamo ad ascoltarli, magari capiremo meglio il loro caso? Questo è il punto che il libro, fin dal titolo, ci fa entrare con la sua forma e il suo stile letterario nella vita che sta dentro le sue pagine. Per dirla con Calvino, vita che ci faccia venire voglia di leggere e di conoscere, perché la letteratura è grande alleata della conoscenza. La terza linea su cui viene costruita la storia di Ahmed Al-Arbari è quella della letteratura di immigrazione. Secondo Armando Nishi, solo dal migrante sentiamo educati all'ascolto e alla riforma imprevedibile del nostro destino, si può venire a sapere che valore abbia oggi l'esistenza umana. E dice anche: solo l'immigrante può narrare e cantare il caso umano del nostro tempo con una lingua che possa essere tradotta in tutti i modi. Detto questo, si capisce che il protagonista di Nelvare Cicono e Coccodrilli ha scelto delle cose così importanti da raccontare e cantare dal suo punto di vista di immigrante combattente. Con il detto direi che in questo libro si intrecciano momenti di nostalgia e descrizioni di orrori, speranze e delusioni, atti di eroica sopportazione e incrollabile fedeltà ad ideali utopici. Il bene e il male si mischiano, si confondono, possono addirittura camuffarsi spiazzando il lettore. Non è un libro politico questo, ma semplicemente uno spaccato di vita, uno strumento utilissimo, accanto ai documentari e alle fotografie, possono farci conoscere il dramma umano di queste persone. Grazie. Grazie mille, Anna. Passo qui il microfono. Procediamo appunto dopo questi sguardi letterari con uno sguardo storico del professor Morone, professore associato in storia contemporanea dell'Africa presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Pisa in Italia, coordinante il corso di laurea in studi dell'Africa e dell'Asia presso il medesimo Dipartimento ed è stato presidente dell'Associazione per gli Studi Africani in Italia. Ha condotto diverse ricerche sul campo in Egitto fin dal 2006 e ci presenterà una relazione sulla comunità italiana d'Egitto tra storia e memoria. Grazie mille per essere qui con noi. Grazie a voi, grazie agli organizzatori di questo convegno molto interessante e ovviamente anche all'Istituto di Cultura per l'ospitalità, Università di Pavia.
parte da una ricerca sul campo svolta sostanzialmente ad Alessandria d'Egitto, e le fonti di questa storia sono sostanzialmente alcune interviste fatte con alcuni ormai anagraficamente anziani, gli ultimi probabilmente anziani della comunità storica di origine italiana, che ovviamente ha una lunga storia di presenza non solo in Alessandria ma in realtà in molte dimensioni urbane, non solo urbane, in Egitto. Quindi si tratta sostanzialmente di una ricerca che ha tra le sue fonti le fonti orali, quindi indaga la storia attraverso le memorie di questi, di queste persone che si definiscono innanzitutto italiane, ma in realtà ovviamente questa identità italiana, spesso questa forte caratterizzazione di italianità, in realtà proprio attraverso le interviste cede poi il passo, si apre in realtà una dimensione molto più complessa, dove le migrazioni, ed è questo che soprattutto interessa a me, si combinano a un processo di mobilità sociale, diciamo in una prospettiva che va, come dire, in una fase ascendente e poi in una fase discendente, e questo su e giù della prospettiva delle mobilità sociali legate alle migrazioni ha spesso a che fare con la dimensione della storia coloniale, della decolonizzazione, non ovviamente solo nel caso egiziano. E quindi in effetti in questo, diciamo, in questo incrocio tra migrazioni, storia coloniale, storia sociale si colloca in realtà anche l'attenzione, a mio parere, che oggi in Italia c'è molto rispetto alla letteratura delle migrazioni, dove spesso c'è un'attenzione particolare per gli autori che arrivano da quelle che furono colonie italiane, ovviamente non nel caso dell'Egitto, ma sicuramente per esempio il caso del Corno d'Africa, dell'Eritrea, della Somalia. Non è un caso che in Italia sia stato una particolare attenzione verso autori e letteratura di immigrazione che arrivano da quei contesti. Dunque, il colonialismo in effetti traccia questo percorso di mobilità sociale e lo connota fortemente. Diciamo che la mia attenzione di ricerca si colloca in realtà in una prospettiva comparata, in un progetto un po' di più lungo, diciamo di più lungo impegno, come ricercatore, nel tentare di mettere insieme quelle che sono state le storie delle comunità di origine italiane in Egitto, Tunisia e Marocco. Sono tre casi apparentemente abbastanza, insomma, lontani, diversi, in realtà però caratterizzati da questo minimo comune denominatore di essere comunità italiani che si sono strutturate sotto poi un dominio coloniale diverso ovviamente dall'Italia. Di solito molti degli studi che hanno a che fare col colonialismo e con le migrazioni in ambito coloniale di solito studiano questo rapporto diretto tra madrepatria e coloni, settlers, che sono la vicenda di tutti gli studi del settler colonialism che hanno negli ultimi anni avuto molto spazio, soprattutto nella storiografia anglofona, spesso si concentrano su questo rapporto diretto tra migrazione e colonialismo, però il colonialismo, diciamo, della nazione che esporta coloni. Caso italiano, veramente interessante perché ovviamente c'è tutta una dimensione di emigrazione all'interno del contesto dello spazio coloniale italiano, quindi Libia e Corno d'Africa, però in realtà il dato quantitativamente più rilevante, ma anche storicamente più rilevante, perché lì sono le comunità di lunga storia, non sono nello spazio coloniale italiano, bensì sono in uno spazio mediterraneo che poi va a finire sotto altri colonialismi, appunto la Tunisia, l'Egitto, il Marocco, ma si potrebbe aggiungere sicuramente anche l'Algeria o il Levante, perché no? E allora il punto di partenza un po' quello che esce da queste interviste fatte è che sicuramente, come dire, in questo processo di mobilità sociale attraverso il ciclo del colonialismo e della decolonizzazione, spesso la storiografia insiste molto su questo modello interpretativo del cosmopolitismo, cioè
cioè il fatto che dimensioni storiche e sociali come quelle di Alessandria, di Cairo, insomma anche altre città mediterranee, hanno questa storia di cosmopolitismo, quindi di forte apertura, di forte intersecazione tra diverse comunità europee che si trovano in terra d'Africa, e quindi una forte, come dire, intersezione da un punto di vista culturale, da un punto di vista linguistico. Questo dato ricorrente che le persone di solito parlano più lingue oltre, diciamo, alla quella che viene ritenuta propria, e in effetti il caso italiano non fa differenze in questa, diciamo così, in questo modello interpretativo del cosmopolitismo. Sicuramente Alessandria è un buon esempio dove l'identità italiana viene posta spesso in relazione con altre dimensioni identitarie europee, quelle ovviamente sono i greci, ci sono i francesi, gli inglesi, spesso anche una dimensione poi di concorrenza, sia da un punto di vista appunto spesso del panorama sociale, della mobilità sociale. E qui c'è questa costruzione spesso di una forte identità italiana che nelle memorie della comunità spesso si identifica molto anche con la fase fascista, cioè il fascismo che struttura molto l'appartenenza italiana, e spesso viene vista, c'è spesso anche questa trama che emerge di un confronto su un'Italia fascista molto attenta alla costruzione dell'italianità all'estero, è un'Italia contemporanea, diciamo pure repubblicana, che invece insomma trascura appartenenza. Ovviamente questo dà per scontato, cioè in questo io vedo, do per scontato ovviamente il cambio di passo, ovviamente in cui l'Italia del secondo dopoguerra, che un po' lentamente si avvia a non essere più una potenza coloniale, ovviamente nello scarto tra colonialismo e decolonizzazione l'Italia fa cooperazione allo sviluppo, non fa più colonialismo, e quindi, come dire, anche le comunità e i rapporti con le comunità italiane nel Mediterraneo, insomma in Africa, diventano ovviamente, passano in secondo piano rispetto appunto a una logica di cooperazione allo sviluppo che ha come partner, come interlocutore, non più le comunità italiane all'estero, ma ovviamente ha come interlocutori gli egiziani, i tunisini, i cinesi, i marocchini. E questo ovviamente è un argomento che spesso non viene, insomma, non entra in queste memorie, perché insomma si vive molto dal punto di vista italiano e una certa centralità di quel dato storico. Però sicuramente studiare la fase terminale delle comunità italiane di origine storica, ed è quello su cui diciamo si appunta in particolare il mio interesse, quindi insomma la fase che diciamo va dal secondo dopoguerra agli anni 60, mostra bene come ovviamente tutto un percorso di perdita di chiamiamola così, di uno status, di un privilegio che prima di tutto è un privilegio sociale, un privilegio economico, ma anche ovviamente in un contesto di dimensione politica. Gli italiani, per quanto non dominatori coloniali in Egitto, in Tunisia o in Marocco, però si collocano all'interno della società, ancora sotto dominio coloniale, in una gerarchia che è sicuramente intermedia, e comunque rientrano più come europei sul versante dei colonizzatori che non dei colonizzati. Ovviamente la decolonizzazione non solo per gli italiani comporta ovviamente la perdita di uno status privilegiato, e sostanzialmente apre un nuovo fenomeno di migrazione, perché ovviamente sono molti gli italiani di origine che abbandonano contesti come quello di Alessandria e partono. In realtà spesso nella memoria si dice che si ritorna in Italia, ma in realtà la realtà storica è che la maggior parte di queste persone ovviamente non sono
stati in Italia, ci sono stati magari solo per brevissimi periodi, e quindi in realtà è una vera e propria partenza, perché non un ritorno verso l'Italia, dove poi spesso in realtà vengono, come dire, si trovano di fronte a un nuovo processo di marginalità e discriminazione sociale, perché se in, diciamo, se in contesti come quello egiziano-tunisino non sono più, diciamo così, dei privilegiati, in Italia finiscono per essere poi caratterizzati come non completamente organici alla nuova, come dire, alla nuova rappresentazione dell'Italia post-fascista, repubblicana, proprio perché portatori di una storia molto legata al colonialismo, comunque alla proiezione all'esterno dell'Italia del fascismo. Quindi anche in Italia spesso c'è questo destino abbastanza triste di non essere più parte delle società in cui si è nati, cresciuti, e però di non essere neanche accettati completamente in quella che si ritiene essere la propria società madre, cioè quelli italiani. Diciamo che vado molto velocemente per il tempo, diciamo che il punto però che più mi interessa è quello del rapporto con gli italiani, perché spesso queste vicende degli italiani all'estero si sono molto studiate in una prospettiva appunto italiana, come se gli italiani vivessero una specie di bolla, magari avendo delle relazioni con gli altri europei. E spesso però si è dedicata pochissima attenzione rispetto al rapporto invece con quelli che durante il colonialismo sono subito soggetti coloniali e poi diventano ovviamente cittadini degli stati indipendenti. Quindi nel caso in particolare egiziano, quello che mi interessa molto è il rapporto tra gli italiani delle diverse comunità, in particolare quella di Alessandria, nel rapporto con gli egiziani, con la cultura, con la politica, con la società egiziana. E una prima cosa che sicuramente emerge dalle interviste è che, insomma, al di là delle rappresentazioni di questa forte, come dire, identità italiana, in realtà molte delle storie di queste persone rivelano dato invece completamente diverso, cioè quello di una forte compromissione con l'elemento egiziano, cioè di una forte unione, intersezione con la società egiziana, non solo da un punto di vista culturale, quasi tutti parlano arabo, non magari non lo scrivono, non lo leggono, però insomma si fanno capire, interagiscono. Anche se l'arabo, e questo è il dato linguistico, poi è sempre molto interessante e importante, ovviamente l'arabo viene poi spesso considerata non come la lingua professionale del lavoro, che può essere magari il francese, l'inglese, non necessariamente l'italiano ovviamente, in un paese come l'Egitto, l'arabo è la lingua che gli italiani praticano però per vivere nel paese, cioè per vivere la quotidianità, e questo è un dato rilevante. Però spesso nelle memorie non viene esplicitato, cioè quello che si esplicita è un'appartenenza italiana, una lingua italiana, ma in realtà l'uso dell'arabo è quotidiano e molto, e per certi versi, maggiore che non quello dell'italiano, quello che si vive in un contesto fortemente di interazione con la componente egiziana. E d'altra parte, un altro dato che emerge in modo rilevante è come le stesse vicende familiari rivelano appunto unioni miste, quindi matrimoni misti in cui almeno una parte, un ramo della famiglia è un ramo egiziano, magari anche levantino. Questo è sicuramente un dato che almeno per, insomma, come ho visto io un po' in questi anni, in chiave comparativa, è un dato molto egiziano, cioè questo non si trova in Tunisia, non si trova in Marocco, e ovviamente qui c'entra molto il fatto dell'esistenza di una comunità copta in Egitto, ortodossa, che ovviamente da un punto di vista religioso permette una facilità di conoscenza e di
legato a un processo di mobilità sociale, e qui mi avvio verso la conclusione, che quindi non è necessariamente solo da parte italiana, ma appunto può coinvolgere anche la dimensione propriamente egiziana. L'altro, diciamo, altro punto, e su cui appunto chiudo, è che quindi un po' questa, questo mettere in discussione attraverso analisi del rapporto tra italiani e egiziani, questa chiave di lettura del cosmopolitismo, delle dimensioni politiche e sociali come quella dell'Alessandria, insomma, del periodo tra le due guerre, che poi si avvia verso l'indipendenza nazionale dell'Egitto. Cioè il fatto che il cosmopolitismo spesso ci dice e ci, diciamo, racconta e ci permette di analizzare un contesto che però in realtà è sempre un cosmopolitismo europeo, cioè in questo cosmopolitismo gli egiziani non entrano mai, e se ci entrano, ci entrano su un piede di subordinazione, di secondarietà rispetto ai, a quelli che si definiscono cosmopoliti, che non sono sempre europei di nazionalità. E qui invece, leggendo queste interviste, cercando di metterle un po' in chiave analitica e discussione, si vede proprio come in realtà in questo cosmopolitismo, cioè, emerge bene un dato di un cosmopolitismo che spesso viene visto come qualcosa di fortemente aperto, ma che in realtà ha in sé una dimensione profondamente coloniale e quindi anche diseguale, dove appunto gli egiziani ci sono, sono molto presenti nel quotidiano, e però ovviamente vengono sempre mantenuti in una, come dire, in una chiave di subordinazione sociale e politica. L'accesso all'indipendenza, quindi insomma alla fine del dominio inglese, la rivoluzione di Nasser e poi le crisi di Suez, mettono ovviamente non solo la comunità italiana ma le comunità europee in una posizione di appunto ribaltamento degli equilibri sociali e politici, e in questo è interessante, a mio parere, qui concludo davvero, notare come spesso molti degli italiani, almeno per quelle che sono state interviste, come dire, non ammettono le ragioni storiche di questo cambio, però in realtà poi andando a scavare invece in alcuni casi, specie magari proprio di quelle persone che qui restano e non tornano, o meglio non viaggiano verso l'Italia, chi qui resta invece elabora una memoria diversa, elabora in effetti una come dire, una necessità intrinseca di questo cambiamento dei rapporti sociali che viene conseguita attraverso la, la rivoluzione. E chiudo quindi citando un passo di un'intervista dove l'intervistato dice: guarda, io se devo essere proprio del tutto sincero, credo che la perdita maggiore nel senso della partenza degli italiani sia stata per noi, cioè per la comunità straniera, più che per l'Egitto, che è un po' il contrario che di solito si trova nelle memorie in Italia. Cioè, mi dispiace dire, ma ritengo che l'Egitto dovesse fare un passo, che è un passo assolutamente necessario per affrancarsi da questo tipo di sudditanza nei confronti di tutti, di tutte queste potenze europee che avevano occupato tutti i posti più importanti in vari settori dell'attività, e se l'Egitto ottenere i risultati che ha ottenuto è proprio grazie anche a questo momento di rottura. Quindi in conclusione, nonostante questa fortissima rappresentazione di una italianità sempre egiziana, in realtà, come dire, vedendo queste memorie, è chiaro il dato egiziano di questa, questa rappresentazione italiana. Grazie. Grazie mille, professor Morone. Continuiamo in modo veloce e dinamico, come vorrebbe Marinetti, con Pia Sant'Angelo, che ci spiega proprio l'Egitto di Filippo Tommaso Marinetti, l'immagine chiave della vita letteraria, politica e culturale del futurista italiano. Dico subito che se qualcuno ha delle domande
andrei in direzione poi fuori, nel senso che ne possiamo anche parlare in modo socievole, non ufficiale, se c'è qualcuno che ha delle domande e curiosità. Va bene? A dopo. Grazie mille agli organizzatori e al comitato scientifico che mi ha dato la possibilità di parlare qui oggi e di farlo di Filippo Tommaso Marinetti. Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del primo movimento avanguardista europeo, soprannominato la caffeina dell'Europa, è legato a Mussolini da una forte amicizia. Nacque in realtà ad Alessandria d'Egitto, come già sentito, il 23 dicembre 1876. Il legame originale del poeta milanese con una realtà nordafricana rappresenta un motore fondamentale per la sua vita artistica e letteraria. Marinetti stesso lo dichiara all'inizio della sua opera autobiografica intitolata Marinetti e Futurismo, dove scrivi: è una vita tumultuosa, strampa, colorata. Cominciai in rosa e nero, pupo fiorente e sano tra le braccia e le mammelle color crème Bangkok della mia nutrice sudanese. Sin dalle prime opere, fino agli ultimi scritti del poeta futurista, si scorge una presenza afro-mediterranea importante, come tenterò di mostrare nel corso di questo intervento. Sebbene l'opera marinettiana sia alquanto eterogenea, l'elemento afro-mediterraneo torna spesso e si configura come una vera e propria costante nella sua produzione. Kai Mikkonen riassume la grande varietà di elementi afro-mediterranei Marinetti, accumulandoli soprattutto attraverso la caratteristica di non europei. As a geographic location, Marinetti's Africa is a combination of different kinds of non-European spaces set in a timeless present, in which fantastic Islamic North Africa, the Sahara, and also Central Africa, the safari, the jungle, seem to coexist. Many of the central personalities are likewise a mixture of different races, Arab, Berber, Black. Il contributo di oggi vuole quindi analizzare proprio questo fenomeno come filo conduttore dell'opera marinettiana. In particolare si vuole mostrare da un canto come le tematiche afro-mediterranee mutino a seconda del contesto geografico e politico nel quale si trova a scrivere Marinetti. D'altro canto cercheremo di individuare una possibile funzione costante di questi elementi che rimane mutata nel corso del tempo. L'analisi segue una struttura cronologica partendo dai primi scritti futuristi, passando poi a due testi teatrali geograficamente più concreti, e termineremo poi con l'analisi delle descrizioni nostalgiche del viaggiatore Marinetti in cerca delle proprie tracce dell'infanzia in Egitto. Quindi la prima parte, un immaginario africano mistico e primordiale. Nell'incipit del celeberrimo testo Fondazione e Manifesto del Futurismo, pubblicato nel 1909 sul quotidiano parigino Le Figaro, troviamo i futuristi immersi in una scena esotico-orientalistica. Avevamo vegliato tutta la notte, i miei amici ed io, sotto lampade di moschea dalle cupole di ottone traforato, stellati come le nostre anime, perché come queste irradiate dal chiuso folgore di un cuore elettrico. Avevamo lungamente calpestato su opulenti tappeti orientali la nostra tavola cita e discutendo davanti ai confini estremi della logica e aderendo molta carta di frenetiche scritture. Il punto di partenza dell'immagine dell'imminente viaggio che porterà all'invenzione del futurismo è quindi un luogo arabo orientale, probabilmente egiziano. L'immagine si basa sullo stereotipo di un'atmosfera oziosa, sensuale, di una lente raggiante, ma artificiale. Ci troviamo infatti non ad Alessandria d'Egitto, ma nel cuore di una grande città europea, probabilmente Milano. La scena orientale, all'inizio del manifesto, rappresenta un letargo ozioso e decadente, dal quale i futuristi vogliono risvegliarsi con nuova energia. Partono quindi a bordo delle loro automobili in una corsa folle attraverso la moderna città italiana, finché Marinetti non incontra due ciclisti, fa un incidente e cade con la sua auto in un fossato. E qui, alla fine del viaggio, ritroviamo ancora una volta l'origine africana di Marinetti, ma sotto un aspetto diverso, con un'altra funzione. Marinetti scrive infatti:
o materno fossato, quasi pieni di un'acqua fangosa, ben fossato di officina. Io gustai avidamente la tua melma fortificante, che mi ricordò la santa mammella nera della mia nutrice sudanese. Quando mi sollevai, cencio, zozzo e puzzolente, di sotto la macchina capovolta, io mi sentii attraversare il cuore deliziosamente dal ferro arrovitato della gioia. E dopo questa rinascita, Marinetti elenca gli 11 punti del manifesto futurista. La rievocazione delle elemente africane in questo passaggio decisivo del manifesto non è collegabile allo stereotipo di una scena orientale esotica come abbiamo visto prima. Il seno della nutrice sudanese rappresenta piuttosto una fonte di forza vivificante, l'origine della potenza del futurismo. Soprattutto la combinazione del fossato di fabbrica con la sua melma di officina, da un lato, e il latte materno della nutrice africana dall'altro, è fondamentale per una rinascita futurista. Il futurismo infatti non è riducibile a mera idolatria della macchina e della tecnologia moderna, esso è allo stesso tempo la ricerca di un luogo originario, di un immaginario primitivo ancora non alterato dalla civilizzazione europea. I suoi primi scritti futuristi, Marinetti usa l'elemento africano in generale e arabo-egiziano in particolare, soprattutto per evocare un luogo e una tipologia di uomo primitivista, non contaminati dal razionalismo moderno e dalla civilizzazione, soprattutto privi dal peso della storia, dove regnano sovrani l'istinto violento e la volontà attiva. In questo setting Marinetti immagina di collocare e implementare la macchina moderna per creare un nuovo uomo futurista, un ibrido tra creatura primitiva e macchina immortale, come si vedrà appunto alla fine del romanzo Non farti futurista. Qui in un'ambientazione africana astratta e mitologica, il re Mafarka, eroe arabo, dà vita al figlio Gadurmo, una creatura metà uccello e metà macchina. Il romanzo pubblicato poco prima della fondazione del manifesto e ideato probabilmente già in precedenza, può essere letto come un'allegoria della nascita del futurismo. Anche nel secondo testo di fondazione, Uccidiamo il Chiaro di Luna, l'idea del futurista prende forma attraverso un viaggio di conquista verso i territori più estremi dell'Oriente terrestre. L'esercito futurista, infatti, accompagnato da belve feroci, pazzi e aeroplani, va costruendo un immenso binario che dalla vecchia Europa passa attraverso l'Asia, origine della vita e del sole. Nella prima fase del futurismo, quindi, gli elementi arabi, africani e asiatici di Marinetti corrispondono a un immaginario di primitività e di originalità della vita umana. Per raggiungere l'ideale futurista, Marinetti mette in atto una trasposizione dall'Europa civilizzata, se vogliamo chiamarla così, vecchia e appesantita dalla storia, verso quei luoghi nei quali, secondo la sua visione del mondo e seguendo una programmatica artistica ben precisa, si possano ancora trovare una forma di vita e di natura allo stato puro. Questi luoghi appunto sono rappresentati dall'estremo oriente e dai territori e personaggi africanizzanti. Nella seconda fase, adesso passiamo, l'Africa o l'elemento afro-mediterraneo si concretizza. Dopo l'esperienza traumatica della prima guerra mondiale, il movimento futurista si andrà a mutare radicalmente, così come muta anche l'assetto politico e sociale italiano. Cambiata anche la visione wagneriana del movimento futurista, che in quegli anni diventa sempre più politico. Egli mira alla modernizzazione della società italiana attraverso il Partito Futurista Italiano, che è stato fondato nel 1922. Nonostante la concentrazione di Marinetti e del suo movimento verso una società e la politica italiana, la presenza africana nella produzione non scompare. Due drammi teatrali, infatti, sono situati in Africa, il Tamburo di Fuoco 1921 e Luci Veloci 1929. La scena di Tamburo di Fuoco, che tra l'altro è un dramma interrotto dall'intonare rumori russo che abbiamo già sentito stamattina, il Tamburo di Fuoco, la scena si svolge in un'Africa equatoriale, come riportato nelle diasterie, Schnapp sostiene che si tratta proprio del Sudan, della nutrice sudanese di Marinetti. Il protagonista è Kabango, capo tribù legislatore, custodisce il Sin Room, dove sono raccolti tutti i documenti necessari per l'innovazione tecnologica proveniente dall'Europa e che Kabango vuole instaurare in Africa. Il protagonista però
è in fuga dal suo stesso popolo che lo perseguita a causa della sua relazione amorosa con Mahtima, la figlia del governatore. In questa fuga attraverso il deserto rovente e le tenebrose foreste tropicali lo accompagnano Bagamoyo e Lanzirica, due protagonisti rappresentanti due tipologie stereotipate di uomo africano, mentre il primo incarna un guerriero africano ciecamente fedele al padrone Kabango e brutalmente violento. Il secondo è un poeta ammaliatore, feticere, superstizioso, manipolatore e traditore. Ed è proprio Lanzirica che tradisce l'eroe futurista. Il pittore africano, nel secondo, in questo secondo Marinetti, non è più solo positivamente primitivo, ma diventa ambiguo, così come ambiguo è anche il rapporto con l'Europa. Non è più solo un peso da abbandonare, ma a tutti è un'aspirazione da seguire per poi superare, come Kabango descrive qua, in questa citazione che non andrò a leggere. Kabango si presenta come un anello di congiunzione tra l'Europa moderna e l'origine e fonte del progresso tecnologico e una realtà africana ambiguamente arretrata. Il tragico Kabango rappresenta non solo la volontà primordiale e istintiva come Mafarka, ma come un'ambizione intellettuale e politica, elemento nuovo del movimento futurista. Al contrario dei primi testi, in Tappolo di Fuoco la fusione tra primordialità afro-mediterranea e modernità futurista è irraggiungibile. Questa impresa futurista è destinata a fallire, come sostanzialmente deludente fu anche l'intervento marinettiano, l'intento marinettiano di concretizzare l'idea futurista verso un programma politico concreto. L'esperienza del fallito successo va di pari passi anche con la differenziazione dell'immaginario africano man mano che si va man mano concretizzando, mostrando le diverse sue sfaccettature. E sempre meno astratta si presenta appunto anche l'Africa del dramma sintetico Luci Veloci, nel quale Muto Duro, un artista, poeta e scrittore, ovviamente alter ego di Marinetti, si trova probabilmente in missione segreta per il governo italiano in Egitto. Durante i combattimenti della resistenza egiziana contro le truppe inglesi, il setting è ancora più concreto del tamburo di fuochi di fuoco ed è ambientato in un Egitto, in una realtà storica ben precisa, e Marinetti di posizione il protagonista è decisamente autobiografico. Le Luci Veloci mette in scena il dilemma del poeta aspirante politico che lui è destinato a fallire e a fuggire nel deserto. L'Egitto di Luci Veloci è un Egitto realistico combattuto tra forze coloniali europee. Passo adesso all'ultima tappa, l'Egitto nostalgico del viaggio in Egitto. Nel 1933 Marinetti scrive un diario di viaggio durante una visita nel suo Egitto natale. Lui agli uffici della lezione istituzionale si mescolano le nostalgiche memorie di infanzia. A 26 anni dalla pubblicazione del manifesto di fondazione, il testo marinettiano sembra riassumere dei toni malinconici e riprodurre lo stereotipo di un testo esotico che non ha apparentemente niente di futurista. Marinetti riproduce l'immagine inaspettata di un Oriente ammaliante con le sue bellissime e seducenti donne arabe. Il fondatore del futurismo descrive un Egitto sconvolto dalla modernità europea che non sembra essere del tutto positiva come auspicata in precedenza. Il progetto di modernizzazione futurista, una volta messo realmente in atto, si scontra fortemente con le memorie del passato e Marinetti sembra improvvisamente preferire l'idea di un Egitto infantile alla modernità di acciaio e vetro, addirittura all'aereo postale italiano. Il fallimento si preannuncia anche in questa volta, però non subentra. Inizialmente dilaniato e ridotto a strisce di carne sanguinante dal dolore nostalgico provocato dalle memorie infantili, Marinetti andrà attraverso il deserto in cerca della propria missione futurista ed è lì che troverà una nuova forza futurista cibandosi proprio delle piramidi. Ho fame, si mangerà fra un'ora l'albergo Meana. Intanto la piramide calda sfugge tutte le definizioni coloristiche, piuttosto si offre da mangiarsi subito in tavola, o meglio, in questo fastoso deserto imbandito. Il profumo delle sue calorie saporite cerca sinuosamente le mie nari. La sua crosta si screpola con i reperi dell'immenso sapiente forno solare. Cotta a puntino.
All'ombra crescente della Sfinge, io dimentico la colazione all'albergo Meana e mi assorbisco masticando un delizioso pezzo di piramide. Marinetti ricompone quindi il proprio corpo precedentemente dilaniato dalla nostalgia, incorporando il passato al presente e al futuro. Il poeta sembra arrivare alla conclusione che sia necessario prendere atto, interiorizzare, digerire il passato per comprendere e assumere il presente modernizzato. L'assimilazione del passato non può più però avvenire in Europa, come già nei primi scritti futuristi. Marinetti ha bisogno di un paesaggio afro-mediterraneo, in particolare egiziano, per ritrovare la propria origine, il proprio punto di partenza e il passato primordiale necessario al futurismo. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti i relatori, al pubblico. E su questa frase di Marinetti che mangia le piramidi, abbiamo sempre noi. E partiamo di nuovo tra un quarto d'ora. Quindi il ritmo serrato.